Parliamo oggi di un accessorio che non deve assolutamente mancare nella borsa di un fotografo. Allora, io di solito non sprono a spendere, anzi, ho un'attrezzatura proprio molto minimalista. Ma questo è un accessorio che veramente è da tenere. Perché 20 euro, leggero, si può portare ovunque e risolve tanti problemi. Quali? Vediamoli insieme. Si può usare sia in esterno che in interno. Vediamo proprio un esempio pratico, prima con i cuscini, poi con la testa, ma anche con appunto la fotografia che ho pubblicato ieri di un viso. Quindi abbiamo un soggetto in controluce, ok? Quindi la luce è dietro alle spalle del soggetto. Noi praticamente utilizziamo un pannello riflettente. Cosa significa? Che la luce praticamente va a rimbalzare su questo pannello e illumina il soggetto, ma vediamo concretamente. Scuro, chiaro, ok? Già lo vediamo con i cuscini, ma facciamo un esempio ancora più pratico con la testa. Controluce, quindi la luce praticamente è sulla sua nuca. Cosa succede? Che addirittura, cioè, vedete come cambia? È pazzesco, ok? Io lo posso inclinare il pannello a seconda di cosa voglio, quindi posso anche fare una luce laterale, ok? Posso usarne due e cambia, il risultato cambia. Qual è la differenza adesso tra un pannello argentato, bianco o oro? Io personalmente ho scelto l'argentato perché dà un tocco di brillantezza. La luce rispetto, per esempio, al pannello bianco, che è più piatta, sì, è diffusa ma è più piatta, quindi mi annoia di più, mentre invece il pannello riflettente, brillante, cioè scusate, argentato, rende la luce più brillante. Da questo esempio, quindi col soggetto in appartamento o col soggetto, per esempio, al mare, con una luce forte all'ora di pranzo, sono spiegati e approfonditi sul mio libro che è Fotografia Boudoir, a pagina 20 trovate, per esempio, il prima e il dopo, con il pannello riflettente, quindi stupendo, magico, economico, leggero. Prendetelo.